18 perquisizioni e 5 arresti, una giornata dedicata all'antiabusivismo, quella dell'8 luglio da parte delle forze dell'ordine di Rimini. Sequestrate borse, camicie, jeans, foulard, costumi, merce tutta rigorosamente contraffatta per un valore complessivo di 30.000 euro. Abbiamo trovato negli appartamenti, di solito anche negli anni passati erano sempre abitati da cittadini senegalesi, cui oltre a fare il VucuPra sulla spiaggia tenevano anche la merce che quotidianamente vendevano sulle arenile all'interno della propria abitazione. Quest'anno questa novità di questi giorni che l'abbiamo trovata all'interno di appartamenti gestiti, cioè abitati principalmente esclusivamente da cittadine senegalesi. E quindi come novità le tenutarie, quindi non sono più gli uomini ma le donne che a sua volta ogni mattina poi venivano distribuiti i vari sacconi agli uomini che abitavano negli appartamenti, nei piani sotto alle cittadine senegalesi e poi andavano a vendere la loro merce. Questa operazione, che è involontaria da parte nostra e anche dalla Polizia di Stato di proseguire con altri appartamenti, ha proprio questa finalità: cominciare ad andare nella filiera e quindi andare a verificare quelle che sono proprio le derivazioni. Per cui la spiaggia è il terminale ultimo, però ecco, anche come diceva la dottoressa Bonini, il fatto di aver appurato che qui c'erano donne tenutarie, eccetera, è una circostanza nuova che ci è venuta in essere proprio perché abbiamo fatto questo tipo di attività all'interno degli appartamenti. E questa attività proseguirà appunto per portare a risultati investigativi, speriamo sempre migliori. Nel corso delle perquisizioni in vari appartamenti di Miramare sono stati scoperti non solo dei clandestini, ma anche delle abitazioni non a norme igienico-sanitarie.